Francesco Sandrelli era un artista eclettico con una vasta produzione ed un grande amore per l'arte. La famiglia ha costituito un'associazione culturale che sta attendendo di avere gli spazi per una propria sede nei locali di Camucci, un tempo centro di aggregazione sociale per i più giovani. Nel frattempo, con l'aiuto del Circolo Severini, è stata inaugurata la mostra Verde come la linfa. Era un titolo che lui aveva dato una raccolta di poesie e richiama appunto il suo amore per la natura. Mio fratello era un artista eclettico, oltre ai dipinti scriveva molto, scriveva anche racconti, scriveva poesie. Non è un momento facile, chiaramente. Siamo felici, ecco, di portare avanti il suo ricordo, la sua opera soprattutto. Credo che non ci sia meglio cosa di ricordare Francesco Sandrelli con una mostra qui al Circolo Severini, peraltro un circo che ospita mostre continue e anche importanti. Un ricordo importante di un ragazzo, di un cortonese che tragicamente è scomparso, ma che ha lasciato un segno indelebile. Oggi credo che lui sia su e rida e dica: visto che alla fine m'hanno capito. Il vostro circolo, quando c'è da appoggiare un'iniziativa di arte, è sempre in prima fila. È stata una bella occasione di omaggiare un altro artista grande cortonese.